Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 15 luglio e diciamo, i giornali si dividono un po' i titoli di apertura, chi dà prevalenza alla visita a Santa Maria Capua Vetere del Presidente del Consiglio e della Ministra della Giustizia, in questo senso c'è anche chi dà spazio ma con un approccio molto critico, per esempio il titolo del domani, il governo va in gita nel carcere delle torture per fare promesse. Mentre invece diverso è la Repubblica, basta abusi su detenuti, cambieremo le carceri, è il titolo di apertura. Altri danno invece più spazio alle vicende riguardanti la pandemia, in particolare il Green Pass, con le ripercussioni delle scelte di Macron che possono avere degli effetti e dei riflessi anche in Italia. Insomma, altri, come per esempio il Sole 24 Ore, dà spazio alla decisione presa dalla von der Leyen, auto dal 2035, stop a diesel e benzina. Insomma, come vedete, i titoli sono diversificati. Addirittura c'è il Tempo che, diciamo, ha in prima pagina altra inchiesta per i PM. Renzi è l'erede del Cavaliere. Questa è l'interpretazione che dà il Tempo su Renzi, in relazione anche alle rivelazioni che ha fatto ieri. A proposito di un'altra inchiesta, ci sono parecchi articoli sui giornali, ci sono alcuni trafiletti, diciamo così, salvo se non sbaglio è Libero, che fa un pezzo articolato sulla assoluzione della mamma di Renzi che è venuta ieri a Cuneo, ma il resto, per come sempre accade, sarebbe utile andare a rivedere i titoli che furono fatti allora e i trafiletti che sono messi in cui si dà questa notizia. Detto ciò, direi di partire subito con Santa Maria Capua Vetere, la presenza di Draghi e Cartabia, pagine 6 e 7 del Corriere della Sera, violenza in carcere, una sconfitta, e Draghi spinge la riforma Cartabia, il premier alla Guardia Sigilli a Santa Maria Capua Vetere, applausi e cori dei detenuti. Magari qui si potrebbe anche dire che i cori dei detenuti erano soprattutto indulto. Tra l'altro si dà notizia qui sul Corriere della Sera con Fulvio Bufi che la dirigente del reparto resterà ai domiciliari. E poi Monica Guerzoni firma in retroscena: il premier non vuole frenate da partiti, niente bandierine, rispettiamo i tempi, la strategia per evitare che il Movimento 5 Stelle stoppi l'iter. Questo è evidentemente riferito alla riforma della giustizia. Se siete interessati, c'è la nota di Massimo Franco, gesto simbolico che sottolinea l'esigenza di scelte rapide, e così il capitolo si chiude sul Corriere della Sera. Se lo apriamo poi sulla Repubblica, come potete immaginare, avendo il titolo in prima pagina, poi l'articolo segue nelle pagine successive, la 2 e la 3. Draghi tra i detenuti, giustizia non abusi, carcere da riformare. E tra l'altro questo è Concita Sannino che è inviata a Santa Maria Capua Vetere. Nel taglio basso Giuliano Foschini parla delle intenzioni del DAP, che vuole inchieste interne sulle rivolte. Nel marzo 2020 le proteste legate al Covid, 13 le vittime, 200 i feriti, danni per 12 milioni. E quindi, diciamo, il DAP, magari diciamo con qualche giorno di ritardo, decide di aprire invece delle inchieste. Peraltro vedrete che poi nelle cose che leggeremo c'è chi chiede anche che sia sostituito il capo del DAP, ancorché non essendo quello che era presente, era capo del DAP, e qualcuno sostiene anche in qualche modo coinvolto nella catena di comando in quello che è successo non solo a Santa Maria Capua Vetere, ma insomma vedremo. Cosa propone la Cartabia? Ce lo dice Liliana Minella: più pene alternative, si andrà in cella solo per i reati gravi. La ministra vuole rivedere la legge Cozzini, parte delle norme già presentate. Il tentativo era stato già fatto dal predecessore Orlando, ma il suo progetto non passò. E vabbè, questo è quello che ci dice la Repubblica nelle pagine 2-3. Vi dicevo il domani, perché il domani vedremo che c'è anche un editoriale molto pesante di Stefano Feltri, ma insomma il titolo è: il governo va in gita nel carcere delle torture per fare promesse. Nel luogo della mattanza, Draghi e Cartabia parlano dei problemi atavici del sistema carcerario, ma responsabili e complici sono ancora al loro posto, nessuna domanda concessa ai cronisti. Così insomma la mette Nello Trocchia, che è quello che ha seguito poi e ha fatto anche lo scoop con i video. Tra l'altro vedrete che non abbiamo dovuto tagliare questa parte, ma su più di un giornale, compreso l'editoriale di Feltri, si mette in evidenza come
quella della diffusione di quelle immagini, lo dice anche Zagrebeschi sulla stampa, è una diciamo esemplare forma di giornalismo, anche se Zagrebeschi dice che bisogna vedere come li hanno avuti, dicendo, ma quello indubbiamente è quel giornalismo che diciamo tiene sta attaccato, sta alla gola del sistema e lo controlla. Vabbè, poi anche queste questioni di opinioni, come è del tutto evidente. Voglio segnalarvi il Riformista, che diciamo della questione si occupa nelle pagine 4 e 5. A pagina 4 si dice: l'abbraccio di Draghi ai detenuti, dove c'è abuso non c'è giustizia, siamo qui per affrontare le nostre sconfitte, il sistema va riformato, dice il capo del governo, i reclusi di Santa Maria Capua Vetere lo acclamano gridando indulto, indulto, e Cartabia dice: i vostri problemi sono i nostri problemi. Vi segnalo poi Guido Nepi Modona, che nella pagina 5 firma un articolo: il carcere è violenza, basta con la vendetta, una lunga tradizione di abusi e torture, c'è un fil rouge che dallo Stato liberale giunge al fascismo per arrivare ai primi anni 70, si chiama brutalità negli istituti penitenziari, ed ora di cambiare, più misure alternative e sanzioni più lievi per i piccoli reati. Tra l'altro, se volete, sul Dubbio trovate l'intero intervento di Draghi, viene pubblicato interamente l'intervento di Draghi ieri a Santa Maria Capua Vetere. Chiudo con l'Avvenire, che ha un titolo in prima pagina: carceri, mai violenza, ma un nuovo inizio. Draghi dice: il governo non dimentica, non può esserci l'educazione dove c'è sopruso. Cartabia annuncia interventi su pene alternative, nuove assunzioni e formazione. E qui c'è giustamente un editoriale che credo che sia di Marco Tarquinio, quindi del direttore, siglato, che dice: serve il coraggio che mancò nel 2018, ed è vero, perché in realtà la famosa riforma degli stati generali eccetera eccetera è vero che è stata smontata dal governo giallo-verde, ma se la trovò tra le mani del governo giallo-verde perché, per paura di perdere voti con un provvedimento del genere, il governo del centro-sinistra la fece slittare fino a che se ne dovette occupare il governo entrante. Vabbè, mi pare che su questo possiamo in qualche modo chiudere con ovviamente dei commenti. Allora, io partirei con proprio Zagrebeschi. Adesso diciamo chiaramente, io prendo in considerazione gli articoli che chiaramente parlano di Santa Maria Capua Vetere, ma più in generale affrontano il tema delle carceri. Zagrebeschi, in prima pagina, la Costituzione e i nostri valori, e poi prosegue a pagina 3 e la mette così Zagrebeschi, perché fa riferimento e replica alla Gabanelli. Oggi la Gabanelli, secondo me, si rende conto che ha pestato, perché non solo gli replica ieri la Maiolo e dicendo appunto che il problema fondamentale poi sono dati presi dal Ministero della Giustizia, ma evidentemente vanno anche interpretati. E, insomma, ieri gli ha risposto la Maiolo, ora gli risponde Zagrebeschi e poi gli risponde ancora più seccamente Mauro Palma, che è il garante dei detenuti. Ma vediamo cosa scrive Zagrebeschi. La correttezza dei dati pubblicati non è in discussione, ma per valutare il senso e soprattutto le cause occorrerebbe disaggregarli, vedere in quali carceri, in quali reparti, da parte di quali detenuti, eccetera. Nello stesso periodo un'altra importante variazione della realtà carceraria si è verificata con l'enorme aumento dei detenuti stranieri. Con essi l'interlocuzione è difficile per mille ragioni, se non altro a causa della lingua, e si innescano spesso conflitti tra loro a base etnica. Ma la questione delle celle aperte durante il giorno con facoltà dei detenuti di muoversi negli spazi interni al carcere o al reparto è comunque da valutare e, se necessario, ricalibrare. Anche su questo sembra che il Ministero, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, stia per intervenire con una revisione di politica penitenziaria, il cui orientamento riprenderà certo le tante prese di posizione di principio della ministra Cartabia. Quando negli anni 2012-2013 venne deciso di adottare la via delle celle aperte, il governo si trovava di fronte ad un problema non minore, derivante dalla necessità di rassicurare il Consiglio d'Europa. La sua Corte Europea dei Diritti Umani aveva condannato come difetto strutturale il sovraffollamento delle carceri italiane e il troppo limitato spazio fisico di cui i detenuti usufruivano. Si trattava di violazione sia dei principi di umanità sia delle regole penitenziarie europee. L'apertura delle celle durante il giorno servì ad attenuare il problema in modo significativo, poiché le ristrettezze delle celle
finivano con riguardare quasi solo la notte, ma non si seguì la via della differenziazione, della progressività, della sperimentazione che all'epoca veniva suggerita dai vertici del DAP. Non solo per prudenza vi era in quella impostazione, una visione del carcere, della popolazione detenuta, dello stesso ruolo del personale penitenziario, con alla base l'obbligo costituzionale di indirizzare la detenzione alla socializzazione dei condannati. Nella massa dei detenuti vi sono differenze marcate che non si devono ignorare con provvedimenti generalizzati, in qualche modo ad occhi chiusi. L'assegnazione dei detenuti a un carcere o a un reparto di celle aperte, piuttosto che ad uno di celle chiuse, deve considerare l'idoneità del detenuto a godere di quella libertà e deve responsabilizzarlo. Da un lato alla maggior libertà devono corrispondere regole da osservare e dall'altro la responsabilizzazione di ciascun detenuto nell'esecuzione della pena è elemento necessario della sua risocializzazione. Essa passa attraverso i momenti dell'ammissione al regime delle celle aperte, ma anche a quello del ritorno, a quello della cella chiusa, quando il detenuto abbia mostrato di non accettare le essenziali regole di convivenza scritte nell'individuale patto di responsabilità che si ipotizzava di introdurre. Evidentemente ciò implica una presenza del personale penitenziario nei reparti e celle aperte per il controllo e la raccolta di informazioni sull'andamento di quella speciale comunità, non invece il ritiro del personale alla guardia dei cancelli. E le celle aperte di giorno pongono il problema di cosa fanno i detenuti fuori dalle celle. L'organizzazione di tempi di lavoro per tutti è essenziale. Si tratta cioè di un tipo di gestione complessa che richiede la convinta collaborazione del personale e quindi anche dei sindacati che li rappresentano, il sistema premiale che implica anche la negazione del premio, alla base della riforma penitenziaria del 1975, ha avuto anche un effetto importante sull'assicurare l'ordine interno alle carceri e nel far rientrare le frequenti gravi rivolte degli anni 70. È ora di riprenderne lo spirito. In vista delle elezioni politiche del 2018, le proposte di riforma che aveva elaborato la commissione ministeriale presieduta dal professor Giostra vennero amputate prima da un governo Gentiloni timoroso di ricadute elettorali negative e poi dal successivo Conte per oratore di logiche puramente punitive. Anche quelle proposte meritano nuova attenzione insieme alle idee di fondo che le motivano. Peraltro quello non furono, diciamo, segate dal governo di centrosinistra, ma semplicemente furono fatte slittare, perché poi la proposta era quella. Questo è, abbiamo visto, Zagrebeschi sulla stampa. Ma allora vediamo per esempio Feltri, che ce l'ha giù duro sul Domani. Le passerelle non curano la ferita della violenza di Stato, e tra l'altro, dice Feltri, Cartabia appare e parla ovunque tranne che in Parlamento, dove non ha mai riferito sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. Si dimostra empatica ed enfatica, ma finora non ha preso alcun provvedimento. Ha sospeso 52 agenti solo dopo le misure cautelari, e ci mancherebbe pure. Non ha sostituito il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Pedralia, vedete, ecco qui lo diceva Feltri. Non ha neppure preteso le dimissioni della direttrice del carcere di Santa Maria, Elisabetta Palmieri. Il timore del governo sembra soprattutto una reazione di protesta della polizia penitenziaria che potrebbe far perdere il controllo delle carceri. E dunque la penitenziaria non si tocca, ma parlare del problema del sovraffollamento carcerario in una prigione dove i detenuti sono stati massacrati dagli agenti, non dagli spazi angusti, è al limite dello sfregio. Un po' come dire che Stefano Cucchi è morto per problemi di droga e non per aver incontrato carabinieri che lo hanno ammazzato di botte. Sia nella vicenda di Santa Maria che in quella di Cucchi, la verità è arrivata grazie al lavoro della stampa, prima che degli inquirenti. La scelta di prevedere gli interventi di Draghi e Cartabia, senza domande da giornalisti, pur invitati sul posto, è un altro segnale di istituzioni interessate soprattutto a preservare lo status quo, più che a correggere le evidenti storture. Beh, insomma, mi pare molto pesante. Ovviamente ci sono, come vi dicevo, valutazioni diverse che vengono date. Per esempio è trionfale quella di Sansonetti. I prigionieri applaudono, Draghi e Cartabia, il governo giura, chiusa l'era Bonafede. Scrive Sansonetti, davvero adesso possiamo dire che l'era Bonafede è chiusa. Si è lodato il cielo, chiusa. Lo ha dichiarato in modo solenne, con le parole, con i gesti, con i fatti, il premier Mario Draghi ieri pomeriggio, quando è entrato nell'inferno del carcere di Santa Maria Capua Vetere e ha scandito questa brevissima frase: siamo qui per celebrare una sconfitta. I prigionieri lo hanno accolto con applausi, entusiasmo, hanno chiesto l'indulto, poi hanno gridato e ritmato il suo nome. Draghi, Draghi, come allo stadio. Forse non era mai successo a nessun altro uomo politico, oltre a Pannella, di essere accolto in trionfo in una prigione.
Vi sembra una cosa piccola? A me pare enorme. Devo dire la verità, mi spinge a mettere in secondo e in terzo piano le critiche che in questi mesi ho espresso o anche solo pensato per il Presidente del Consiglio. La ministra Cartabia ha tenuto un discorso di fronte al carcere assai saggio sulla necessità di rivoluzionare tutto il sistema penitenziario. Ha illustrato una linea culturale e di politica che è l'opposto esatto della linea seguita dai due governi precedenti, quello di Conte con Salvini e quello di Conte con Zingaretti. Sui temi della giustizia sono stati i governi più reazionari della storia d'Italia dopo il fascismo. Così, Sansonetti, voglio a questo proposito, e poi passiamo a due invece editoriali che toccano più in generale, partendo da questo, il tema della giustizia, però è doveroso leggere, perché vi ho letto e vi ho dato notizia del data room della Gabbanelli, che ha fatto molto discutere su questa storia delle carceri aperte. C'è una lettera di Mauro Palma, che è il garante dei detenuti nazionale, sul Corriere della Sera, pagina 18. Dice, è bene dare molta importanza ai numeri, dicono molto di più di tante considerazioni, ma devono godere di proprietà fondamentali, l'oggettività della situazione da cui sono tratti e l'indipendenza dalla loro registrazione. Altrimenti possono portare a interpretazioni del tutto fuorvianti. In questo rischio è in corsa Milena Gabbanelli nel suo data room di lunedì. A partire da alcuni numeri, acriticamente riportati, giunge a considerazioni errate su cui, peraltro, inserisce delle valutazioni che rischiano di far arretrare considerevolmente il dibattito sulle nostre carceri. I numeri riportati, infatti, sono stati acquisiti dall'insieme degli eventi critici, tra virgolette, classificati e registrati dal personale degli istituti secondo criteri ampiamente soggettivi. Per esempio, se interroghiamo l'insieme degli eventi critici su quanto avvenuto e documentato nell'Istituto di Santa Maria Capovetere, compulsando la voce perquisizione straordinaria, otteniamo che quella del 6 aprile è identica ad altre 46 ed era finalizzata alla ricerca di oggetti non consentiti. E l'unico dato su ciò che è avvenuto è costituito dall'aver trovato 3 microtelefoni e 2 lame rudimentali. Una visione un po' più rispondente a ciò che è avvenuto la troviamo riportata un paio di giorni dopo come resistenza, ingiuria, oltraggio. E certamente, essendo così registrata, la si annovera in qualcosa compiuto dai detenuti e non già dagli agenti. Dunque gli episodi sono configurati e contati sulla base dello schema interpretato da chi tali episodi ha riportato e inserito nel sistema. Insomma, morale della favola, questi episodi facendo, non sono oggettivi, sono quello che scrivono che scrive la polizia penitenziaria, che poi per carità in molti casi probabilmente in prevalenza scriverà la verità, ma ecco appunto Santa Maria Capovetere, se dovessimo guardarla classificata sulla base di quello che scrivono gli agenti, erano diciamo perquisizioni di routine perché era stato trovato chissà che cosa, invece sono stati massacrati di botte. Ma va avanti Palma, dice, non solo, ma la connessione tra questi episodi di criticità e la possibilità di avere più ore all'esterno delle sovraffollate camere detentive sembra indicare il via del ritorno inibente a qualsiasi possibilità di agire, chiudere per prevenire. Ma c'è un'altra cosa che Milena Gabbanelli sembra trascurare. Se l'Italia è uscita dalle conseguenze della sentenza pilota della Convenzione di Strasburgo, che aveva definito inumane le condizioni carcerarie, è anche perché si è, seppur tardivamente, adeguata a tale previsione. Il non essere riusciti a dare una connotazione significativa a quelle 8 ore fuori da quelle stanze deve spingere a lavorare in questa direzione, non certo a tornare a chiudere. Poi c'è la risposta da Gabbanelli che sostanzialmente dice: ah, ma allora dimmi come li interpreti tu questi dati. Insomma, chiaramente. Stavolta la Gabbanelli diciamo non è andata benissimo, ecco, mettiamola così. Ma andiamo ad altri due, come vi dicevo, editoriali. Voglio prendere Polito sul Corriere della Sera, pagina in prima pagina, ma noi andiamo direttamente a pagina 28, che è la pagina dei commenti, e diciamo la giustizia malata da curare. E dice, tra l'altro, Polito, forse la principale ragione dell'intasamento è proprio l'eccesso di cause che nasce dall'ossessione giudiziaria che ha preso il nostro sistema sociale, ma anche dal protagonismo di alcuni titolari dell'azione penale. Non si può infatti escludere che nell'imbuto di una corte d'appello arrivi anche un processo a una sindaca per un bambino delle materne che si è chiuso il dito in una porta, o che finisca in Cassazione il proverbiale furto della manzana. Non è vero dunque che se i processi sono lunghi non si possa fare niente. Per cominciare, qui fa un parallelo, precedentemente Polito fa un parallelo con le liste di attesa negli ospedali e dice che per risolvere in parte il problema delle liste di attesa, per esempio, è stata fatta la differenziazione tra codice rosso, codice giallo, codice verde, quindi chi è più in difficoltà ha priorità, eccetera, eccetera. Ma andiamo avanti.
Non è vero dunque che se i processi sono lunghi non si possa fare niente. Per cominciare se ne potrebbero fare di meno, depenalizzando alcune fattispecie di reato. Si potrebbero stabilire regole comuni di priorità, si potrebbe assumere personale e magistrati, se ne potrebbero mettere di meno fuori ruolo. Esattamente. Il fatto è che la nostra coscienza non mette sullo stesso piano il malato e l'imputato, questo a proposito del paragone che era stato fatto prima. Consideriamo il malato un cittadino che soffre e che ha diritto a un servizio, mentre consideriamo l'imputato un mezzo condannato, un cittadino a metà per il quale la durata del processo è quasi una meritata pena accessoria. Lo stesso avviene del resto con i detenuti in attesa di giudizio e non solo. Se sono lì, qualcosa avranno fatto e dunque perché mai dovremmo riconoscere loro il diritto di quel minimo di spazio vitale che ormai rivendichiamo anche per gli animali da allevamento? La discussione sul servizio giustizia, lo sappiamo, è avvelenata da una circostanza tutta italiana. La lotta alla corruzione ci ha messo spesso davanti a personaggi politici che usavano il loro potere e vari stratagemmi per allungare il processo e portarlo alla prescrizione. Questo ha creato nell'opinione pubblica un'ondata giustizialista che non distingue il grano dall'olio e finisce per colpire anche chi non ha colpe. Con le dovute eccezioni, non hanno infatti colpa del ritardo della giustizia migliaia di imputati che ne pagano personalmente il conto, esattamente come coloro che dei reati sono state vittime non ricevendo giustizia. Cittadini a pieno diritto e certamente in posizione di debolezza di fronte allo Stato che li accusa e li dovrebbe proteggere, singoli individui alle prese con una macchina poderosa e misteriosa, burocratica e onnipotente, fatta di migliaia di magistrati, di polizia giudiziaria, di leggi, procedure, codicilli e norme. Se lo Stato non riesce a organizzare questo servizio che gestisce in esclusiva nel rispetto del dettato costituzionale, è lui colpevole sia verso gli imputati sia verso le parti lese, non può sacrificare il danno sulle persone. Se fosse finito qui questo articolo di Polito, ci sono alcune cose sulle quali uno può essere d'accordo o meno, ma indubbiamente è una riflessione. Invece è incredibile come Polito, diciamo, quando parlava di giustizialismi, di mode e compagnia bella, chiude nel modo più demagogico, populista, incredibile, cioè una cosa. Leggo il finale. Al punto che verrebbe da fare una proposta paradossale. Togliamola la prescrizione, per i politici. Questa prescrizione, se proprio volete, ma ripristiniamo una ragionevole durata del processo per i semplici cittadini, che esattamente come i malati non meritano di essere abbandonati al loro destino e che oltretutto sono innocenti fino a sentenza definitiva. Cioè, Polito spiega al popolo, che mi auguro sia ristretto, che lo sta ascoltando, che i politici sono tutti uguali, che i politici sono tutti corrotti e che quindi i politici non devono essere considerati esseri umani quando sono sotto la giustizia e con quello che devono pagare in tutta la vicenda processuale, ma no, anzi, teniamoli da parte e quelli lasciamoli a morire dentro le carceri. Ma soltanto, cioè, no, io sono veramente senza parole, ma d'altra parte sono così questi, no? Ma mettiamo allora anche la categoria dei giornalisti, no? Mettiamoci anche quella. Ci sarà qualche giornalista che magari finisce in galera non per diffamazione, ma per altri motivi. Allora cominciamo a fare la categoria dei politici, quella dei giornalisti, quelli, niente, non hanno diritti processuali perché siccome li abbiamo circoscritti e segnalati come il male, e quelli devono, ma solamente, vabbè, Polito, signori, ricordatevi, Polito. Andiamo avanti perché c'è invece Ainis che torna anch'esso sulla riforma della giustizia a pagina 25. La bilancia squilibrata, dice tra l'altro Ainis, dice questo è lo sfondo su cui va misurata la proposta del governo. È la carta costituzionale il metro di giudizio, non le suscettibilità del capipartito. Sapendo che ci sono vari modi, non uno soltanto, per comporre principi costituzionali in equilibrio e sapendo inoltre che le modalità dipendono dalle stagioni della storia, dalle emergenze e dalle urgenze di volta in volta in primo piano. Però tenendo conto al tempo stesso che alcune soluzioni vengono respinte dalla carta, quale che sia la loro giustificazione contingente, fu il caso per esempio della legge Pecorella sull'inappellabilità delle assoluzioni, bocciata dalla Consulta nel 2007, o del Lodo Conte gennaio 2020 che distingueva fra imputati assolti e condannati in primo grado quando la Costituzione considera tutti innocenti fino a che non intervenga una sentenza definitiva di condanna. C'è un vizio analogo nel compromesso raggiunto in Consiglio dei Ministri? Dice Ainis, in linea generale no, non c'è. Si apprezza piuttosto il tentativo di correggere due abusi,
l'eccesso di prescrizioni, circa 130.000 l'anno, i tempi eccessivi dei processi per cui l'Italia ha ricevuto il numero più alto di condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 1202 dal 1959 ad oggi. Oh, quando voi sentite dire in generale la prescrizione circa 130.000 l'anno, è chiaro che si lascia intendere che la prescrizione sia sostanzialmente un'arma della difesa per far saltare i processi, e questa è la, diciamo, la vulgata con la quale si è andata avanti. Poi, se voi andate a vedere le analisi che ha fatto le Camere Penali italiane, scoprite che la prescrizione matura nella stragrande maggioranza dei casi nella fase nella quale gli avvocati non toccano neanche palla, ed è quella delle indagini preliminari, quindi dove tutte le responsabilità sui ritardi sono legate a chi gestisce e porta avanti le inchieste. Ma vabbè, il primo abuso, sta ritornando appunto alla prescrizione, il primo abuso offende le vittime dei reati trasformati in altrettanti diritti senza castigo, il secondo colpisce gli imputati negando il diritto a una ragionevole durata del processo. Ciascun abuso è però figlio dell'altro, o meglio dell'eterna disputa fra giustizialisti e garantisti. Anche qui, questa storia della disputa, ci stanno i giustizialisti e ci stanno quelli che, diciamo, lavorano in assoluto ossequio dei precetti costituzionali e degli articoli della Costituzione, che peraltro, diciamo, vengono anche citati da Ainis prima nella parte non letto dell'articolo, perché si fa riferimento all'articolo 24, all'articolo 25, all'articolo 27, all'articolo 111. Ecco, noi applichiamo e ci comportiamo in funzione del rispetto degli articoli della Costituzione. Quindi non è che noi siamo l'alternativa ai giustizialisti, sono i giustizialisti che mortificano e violano la nostra Costituzione. Forse anche Ainis un giorno potrebbe smetterla di mettere a fare questi paragoni. Lasciamo perdere poi Letta, che è passato da impunitisti anziché garantisti. Va bene, andiamo avanti. Dunque, scusate, ma io mi appassiono purtroppo. Dunque, vabbè, ciascun abuso è però figlio dell'altro, meglio dell'eterna disputa fra giustizialisti e garantisti, che ha trasformato ogni giudizio penale in uno slalom attraverso le troppe norme, le troppe regole puntute come spilli che vi sono state iniettate, rallentandone così il decorso o causandone la morte prematura. Da qui l'idea che sorregge la riforma: la prescrizione corre fino al primo grado, dopodiché si prescrivono i processi. Se sforano un tempo stabilito, 2 anni in appello, 1 anno in Cassazione, scelta equilibrata, così come la stretta su rinvio a giudizio o varie altre misure. Il problema non è la regola, semmai la deroga, quella aggiunta all'ultimo minuto per contentare i 5 Stelle, che estende alla corruzione il trattamento deteriore riservato ai reati gravi, i cui processi durano più a lungo, è una di queste. Ne deriva una disarmonia, una sproporzione. Il corrotto rischia al massimo 8 anni di galera, ma con la nuova prescrizione viene trattato come un omicida. Ecco, questo bisognerebbe spiegarlo a Polito, Ainis, a proposito delle... E tuttavia non è nemmeno questo il punto principale. Il problema sta nelle 35.000 fattispecie di reato che gioco forza ingolfano i processi, e sta nei giudizi civili, dove servono 1.300 giorni per timbrare una sentenza. Se la giustizia penale è un dramma, quella civile è una tragedia. E a proposito di questo, vi segnalo, a proposito della tragedia della giustizia civile, vi segnalo il Dubbio, perché proprio di questo si occupa, serve in prima pagina, server in tilt, caos e udienze a rischio, ecco la giustizia 4.0. A Roma migliaia di atti bloccati, il CNF dice inaccettabile questo stop senza preavviso, ora coinvolgere gli avvocati. Insomma, la situazione della la giustizia civile è un problema non da poco, e lo sappiamo benissimo, non è che quella penale sia messa molto meglio. Ma comunque, a proposito di quindi riforma della giustizia, avendo finito di leggere i diversi editoriali, vediamo come ne parlano i giornali. Intanto perché c'è l'incognita Movimento 5 Stelle. E allora ci dice La Repubblica, pagina 4, duello sui processi, decisivo l'incontro tra Conte e il Premier. PD, Lega e Forza Italia, sia la prescrizione il 23 in aula, ma la date a rischio. Il governo teme il pressing 5 Stelle per il rinvio. L'avvocato vedrà Grillo nelle prossime ore.
non vivremo altro che di questa attesa. Il faccia a faccia tra Draghi e il leader in pectore dei 5 Stelle potrebbe svolgersi lunedì prossimo. Intanto il movimento festeggia la nuova sede. Festeggiamo la nuova sede. Riformista, pagina 3, perché a proposito della riforma Cattabia, il Riformista ha sempre avuto una linea abbastanza diffidente. E cioè il processo infinito serve a coprire le magagne delle toghe. Chi scrive è Alberto Cisterna. I magistrati in nome dell'indipendenza rifiutano qualunque procedura li renda giudicabili e renda giudicabile il loro lavoro. Non solo i tempi dei processi, ma la qualità. Pretendono il privilegio dell'intoccabilità e il diritto a giudicarsi da soli. E tra l'altro dice prescrizione, rimodulazione dell'obbligatorietà dell'azione penale o amnistia stanno a periferia di questa complessità. Sono il modo con cui la politica tende a porre rimedio alla lentezza dell'apparato. Così Cisterna sul Riformista. Voglio segnalarvi anche un'intera pagina del Foglio, che è la seconda dell'inserto. Accendiamo subito l'altra giustizia possibile. Allora, l'impegno del governo sulle carceri nelle parole di Cartabia, e questo è il testo dell'intervento che Cartabia ha fatto a Santa Maria Capua Vetere. Vi ripeto, se volete vedere quello di Draghi lo trovate invece sul Dubbio. E poi nel taglio basso, no agli automatismi, ma il CSM dimostra di meritare la fiducia. E Luciano Capone che parla, risposte su carceri, prescrizioni, corrente e nomine, riforma del Consiglio, no comment su Renzi. Chi parla è Davide Ermini, questo sul Foglio. Bene, penso che possiamo chiudere con questo capitolo, passare a questo punto alla questione virus, soprattutto insomma quello che sto Green Pass, quello che si vuole fare, via dicendo. Andiamo nelle Corriere della Sera, a pagina 2, uso ampio ma non alla francese, una via italiana al Green Pass. Gelmini dice non inseguiamo i modelli stranieri ma incentiviamo i vaccini, le divisioni tra i partiti, il tasso di positività all'1% con 2.153 nuovi casi. Poi si intervista il governatore Ligure Toti che sposa la linea di Macron, giusto chiederlo allo stadio per i concerti in discoteca. Il governatore Ligure non è tempo per distinguo politici. Quale sarebbe quindi lo scenario? Monica Guerzoni e Fiorenza Saldanini, verso l'obbligo se c'è assembramento. Adesso si discute sui ristoranti al chiuso. Il confronto del governo e la mediazione del Premier. Il piano per mantenere le attività aperte e continuare la vita sociale con gli accessi regolati dalla Carta Verde non servirebbero altre restrizioni. Poi interviene la costituzionalista Cerrina Ferroni, che è la numero 2 della privacy e che twitta la mossa di Parigi, effetti sulle libertà. Ecco qua. Vabbè, ve lo do tanto perché bisogna ovviamente informare delle posizioni di tutti. Repubblica, voglio segnalarvi soprattutto la pagina 9, perché c'è lo studio che rassicura sul futuro, non più di 1.000 in rianimazione. Più casi ma meno gravi, le previsioni dell'Istituto Superiore di Sanità per agosto. Questo studio fatto dall'Istituto Superiore di Sanità dice che con il vaccino ovviamente il tema della letalità e comunque della gravità del contagio che potrebbe portare a far saltare i numeri negli ospedali, nelle terapie intensive, in realtà è ridotto praticamente a zero. Però bisogna fare i vaccini, questo è il tema fondamentale. Ma come la pensano gli italiani a proposito della Green Pass alla francese? E su questo interviene con un sondaggio La Stampa fatto da Alessandra Ghisleri, 2 italiani su 3 per il modello Macron. Sì, anche dagli elettori di Meloni e Salvini. L'intenzione di voto, e poi qui se volete c'è un'intenzione di voto, perché comunque diciamo, lei sarebbe favorevole a introdurre un pass sanitario obbligatorio per entrare nei ristoranti, alberghi, cinema, treni, aerei, e il 68,4 è favorevole, il 25,5 è contrario, non sanno rispondere il 6,1. Allora l'81,7% di Forza Italia, il 58,7% di Salvini, il 59,7% di Meloni, il 67% per il centrodestra,
il 92,9% del PD, il 91% per MDP, il 97% per il Movimento 5 Stelle, e la Ghisleri Italia Viva non la considera proprio, e comunque il centrodestra è all'82,5%. Poi, se volete, c'è un sondaggio anche sulle forze politiche, fatto il 13 luglio, quindi l'altro ieri, ed è in riferimento a quello che era stato fatto il 1 luglio, quindi 12 giorni fa. La Fratelli Melone, sì, Fratelli d'Italia prende il 25% e quindi guadagnano 0,3 rispetto al 1 luglio, la Lega perde lo 0,2 e va al 23, il PD perde lo 0,3 e va al 19,5, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,2 e va al 14,3, il Forza Italia perde lo 0,3 e va a 7,5, Azione prende l'1, guadagna l'1 e va al 3,8, Italia Viva guadagna lo 0,4 e va al 2,5, MDP articolo 1 perde lo 0,4 e va a 1,8, Federazione dei Verdi prende lo 0,4 e va a 1,8, Più Europa rimane ferma all'1,6, Sinistra Italiana guadagna lo 0,2 e va all'1,6 e altri centrodestra, per esempio, presumo Brugnaro e Compagnia Bella, guadagnano lo 0,7 e vanno a 1,4 e vabbè, insomma, questo è il quadro per quel che valgono i sondaggi, ma ve l'ho dato. Ora, il Messaggero a pagina 3, agosto senza certificato per 17 milioni di italiani, under 30 e anziani che non si sono vaccinati vivranno un'estate più difficile, il caso dei guariti dal Covid, immunizzati con una dose, ma non tutti hanno il pass. Tra l'altro qui si ritorna nel taglio basso su, diciamo, il problema che stanno vivendo questi 300 studenti bloccati a Dubai, oltre 100 positivi, e i ragazzi sono nel panico, partiti da Roma e Milano, ora sono prigionieri in un residence, infettati gli accompagnatori, già vaccinati. Questo è quello che succede a Dubai. Segnalo il Foglio in prima pagina, Cerasa intervista il ministro Orlando e parla esattamente di questo, sul Green Pass sì al modello Macron. L'idea francese, la nuova fase della pandemia, poi qui parlo ovviamente anche di licenziamenti, nella normalità, le modifiche del reddito di cittadinanza, la rivoluzione garantista di Draghi e Cartabia, intervista al ministro del lavoro, così Cerasa sulla prima pagina del Foglio. A proposito di vaccini, di varianti e compagnia bella, voglio segnalarvi Sallusti che sul Libero in prima pagina, siamo tutti appesi alla variante vaccino, tra l'altro dice invece di urlare come il ministro Speranza, occhio che richiudiamo tutto, il suo inverso, guai a chiudere qualcosa a qualcuno, facciamo una cosa più semplice che pure gratis, vacciniamoci e vedrete che tutto andrà bene e non ci sarà bisogno di ricolorare l'Italia a zone di libertà limitate in base ai contagi che secondo i più ci porteremmo appresso per anni al di là delle movide e dei festeggiamenti vari. Per non far risalire la curva dei ricoveri c'è quindi solo una strada, vaccinare. Per convincere gli scettici, che sono ancora troppi, ben venga a mio avviso la minaccia di restringere alcuni diritti individuali sull'accesso a luoghi pubblici affollati, magari la possibilità di bere il caffè al bar, lasciamola a chi non è vaccinato. Del resto, il bene comune già impone limiti alle libertà individuali. Non puoi guidare la moto senza casco, non puoi entrare nei locali con la sigaretta in bocca, non puoi salire a bordo di un aereo se sei ubriaco. La libertà a non vaccinarsi è inviolabile, ma c'è anche il diritto della maggioranza dei cittadini vaccinati a non vedere vanificato il proprio senso di responsabilità. Anche loro sarebbero vittime di nuove restrizioni se i casi gravi di non vaccinati colpiti dal virus aumentassero significativamente. Lo spartiacque non è questione di scienza, ma di stupidità, così la mette Sallusti su Libero. Poi, guardate, c'è questa, io veramente, tutta risparmiabile, polemica tra la Nazionale e il prefetto di Roma, cioè il prefetto di Roma c'è meglio da fare che fare un'intervista per fare una polemica con la Nazionale su quello che c'è stato o non c'è stato. Comunque, Bonucci difende il bus azzurro, le autorità lo hanno permesso, se volete c'è anche su altri giornali, adesso ve lo prendo dal Messaggero perché ovviamente è il giornale di Roma, insomma... Sfilata degli azzurri, l'ok a Palazzo Chigi, Federazione Italiana Gioco Calcio, scelta condivisa. Ma insomma, ragazzi, ma chi se ne frega, ma francamente, anche perché diciamo il problema rimane sempre che domando, ma siccome la gente era già per strada, perché non è che è venuta per strada quando ha saputo del Puma, era già per strada nel tragitto che ha fatto da Quirinale alla presenza del Consiglio, ma che cosa gli facciamo? Gli spariamo? Li sopprimiamo? Cioè, è chiaro che era una situazione da gestire.
e forse così è stata gestita meglio che se non si fosse fatto nulla, ma insomma comunque lasciamo perdere questa cosa. Ma visto che parliamo di pallone, vi voglio segnalare due editoriali che fanno riferimento all'Italia, e per dire che però non è che chi si illude che l'Italia si risolva tutto con questo si sbaglia. Uno è Cottarelli sulla Stampa, dove sta? Ecco qua. Ma il pallone non ci salverà. Allora, vediamo l'incipit dell'articolo di Cottarelli, che dice: vista la mia nota passione per il calcio, quello azzurro, oltre che quello nero-azzurro, nessuno è perfetto, chiosa, questo non c'è dubbio, forse qualcuno si stupirà se dico che sarebbe meglio moderare gli entusiasmi riguardo gli effetti taumaturgici sull'economia italiana della nostra vittoria agli europei. Grande vittoria dopo più di mezzo secolo, avevo 14 anni quando Giacinto Facchetti alzò la coppa nel 1968. Vittoria meritata, vittoria di gruppo e di leadership, grazie Mancini, ma anche grazie Orealli, Vialli e magari anche De Rossi. Gli allori calcistici rilanciano l'immagine dell'Italia nel mondo e danno morale, ma non è certo un fattore decisivo nella nostra ripresa economica. Io resto ottimista su quest'ultima, continuo a credere che la crescita supererà il 5% quest'anno, nonostante il dato deludente della produzione industriale a maggio. Detto questo, dobbiamo continuare ad avere un ottimismo del fare, e ci sono tante cose ancora da fare. Tre sono particolarmente importanti, e le cita e le spiega, io le posso solo citare. Dice: la prima è la continuazione della campagna vaccinale, la seconda è la priorità riguarda la riforma della giustizia, e dice la terza priorità riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali e in generale delle reti di protezione per chi si trova in difficoltà senza avere colpa. Chiude così Cottarelli. Queste priorità, altre cose sono naturalmente importanti, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma fiscale, la concorrenza, ma occorre focalizzarsi su poche cose nei prossimi mesi per essere sicuri di portare a casa risultati prima delle incertezze che deriveranno dalla questione ancora irrisolta della successione del presidente Mattarella e delle relative conseguenze per il governo Draghi. Questo è il monito di Cottarelli, che dice: quindi non vi fate prendere da questa roba. Però se poi noi andiamo su con Pombei sul Messaggero, Pombeni la mette così: la mentalità da cambiare per garantire la ripartenza. Andiamo anche in questo caso, comincia la prima pagina, ma andiamo a pagina 14, e scrive: cambiare il modo di intendere il funzionamento del sistema in materia di giustizia, di fisco, di infrastrutture, di promozione dell'istruzione e della ricerca, di gestione della pubblica amministrazione, di rapporti fra Stato e Regioni, giusto per richiamare qualche titolo di dossier, è un'impresa che, accanto all'elaborazione di programmi di intervento assolutamente necessaria, richiede l'adesione convinta di tutte le articolazioni che dovranno farsene carico e un supporto costante da parte di un'opinione pubblica che affianca con un suo coinvolgimento questo passaggio complicato. Siamo pronti per tutto questo? Senza fare dello scetticismo di maniera che ne serve anche non serve a niente, ci pare onesto rilevare che non si sta ancora lavorando con la dovuta intensità a questa rivoluzione culturale. Gioca anche una certa sfiducia nella capacità della gente a farsi coinvolgere in queste atmosfere. Eppure, proprio con la vittoria della nostra nazionale agli europei, abbiamo visto come si possa trovare un coinvolgimento di sentimenti popolari in un riscatto rispetto a degli stereotipi che ci pesavano addosso. D'accordo, magari il terreno era favorevole, il calcio è una passione nazionale, ma dopo che il commissario tecnico e la squadra avevano mostrato un'Italia diversa, però istituzioni, Mattarella e Draghi, sono state pronte a capire che dovevano essere presenti ed essere parte in senso forte di questo momento. Ripetere l'operazione giorno per giorno durante gli anni in cui saremo impegnati a mettere a frutto le grandi opportunità del PNRR non è né sarà facile, ma è quanto ci viene richiesto per non sprecare un'opportunità storica. C'è una generale chiamata all'impegno di tutte le grandi agenzie che concorrono a modellare il paese, quella della produzione del lavoro, quella della cultura, quella della socialità condivisa. In un sistema costituzionale a base rappresentativa, un motore essenziale dovrebbero essere le istituzioni della politica. Alcune si muovono con coraggio su questa via, altre perdono tempo a guardarsi l'ombelico e i tatuaggi che ci hanno ricamato intorno. Siccome lo fanno convinte che questo sia quello che la gente chiede, tocca all'opinione pubblica mostrare loro con chiarezza che si sbagliano. Così il Messaggero. Andiamo avanti, c'è il tema della scuola. Ieri sono stati dati imbalzi che sono drammatici veramente, ce lo dice la Repubblica a pagina 18.
Disastro DAD sugli studenti alla maturità, 1 su 2 non conosce l'italiano. I risultati dei test invalsi, crollo del rendimento alle medie e alle superiori, aumenta il divario al sud, resistono Piemonte e Friuli, migliora solo Trento. E poi c'è Andrea Schleicher, che è il capo del direttorato dell'Ocse per l'istruzione, che dice: la realtà è peggiore dei numeri, ma più scuole chiuse, mai più scuole chiuse così a lungo. La didattica a distanza ha funzionato solo per i più agiati. Facciamo tesoro di quello che è successo e rendiamo moderna l'istruzione. Adesso ci arriveremo, perché ci sono due commenti interessanti, però voglio segnalarvi anche La Stampa, che e dedica 2 pagine al tema della scuola e di quello che mettono in evidenza i test degli invalsi. Pagina 8 e 9, il disastro DAD sui maturandi italiani, la preparazione è da terza media. E poi c'è il retroscena di Flavia Amabile e Ilario Lombardo, sprint per immunizzare i prof, si valuta il vaccino obbligatorio. Il premier Draghi: il governo farà di tutto per consentire ai ragazzi le lezioni in presenza. Il ministro Bianchi dice che bisogna completare le somministrazioni, manca il 15% degli insegnanti. Questo è quello che ci dice La Stampa. Come sapete, anche il Messaggero è sempre molto attento a questi temi, lo fa a pagina 5. Il governo stoppa la DAD a settembre, tutti in classe, resta il nodo delle aule, a proposito della ripartenza della scuola. Ma a proposito di dell'analisi di questi dati, voglio leggervi una parte di 2 interventi. Uno è quello sulla Repubblica. Fatemi vedere un attimo. Esatto, sulla Repubblica, pagina 24, una scuola da curare subito, Andrea Cavosto, e dice 2 considerazioni a caldo. La prima è sul ruolo della didattica a distanza, che è stato un sostituto modesto della didattica in presenza. Non a caso le superiori, che quest'anno hanno utilizzato l'online molto più di primarie e medie, hanno sofferto maggiormente. Nel lockdown della primavera del 2020 la DAD non aveva alternative, ma nei mesi successivi il governo ha invece trascurato le altre strade adottate nel resto dell'Europa per garantire l'insegnamento in presenza con sufficiente sicurezza: la creazione di bolle stabili di pochi studenti e docenti, l'adozione di turni mattina e pomeriggio, l'investimento nei trasporti. Se la pandemia riprendesse forza con la variante Delta, a settembre la DAD non dovrà essere l'unica soluzione. D'altro canto, non si può fare l'errore di buttarla via. Il problema non è la DAD in sé, ma come è stata fatta. I docenti si sono limitati a riproporre online il metodo di insegnamento più tradizionale: lezione frontale, compiti, verifiche. La didattica digitale può essere efficace a condizione che gli studenti non siano soggetti passivi davanti al video, ma se ne valorizzi l'autonomia di lavoro, ripensando tempi e contenuti delle lezioni. La pandemia, semmai, ha messo ancor più in luce che le competenze didattiche di troppi docenti si fermano ad un'unica modalità, la più vecchia, e sono perciò inadeguate. La sola conoscenza della materia non basta più. Al centro va messa la capacità di insegnare. Formazione e aggiornamento all'innovazione didattica devono diventare un obbligo per tutti, ne ho assunti e già in servizio, con continue verifiche della qualità raggiunta. La seconda considerazione è che la scuola italiana stavolta deve guardare in faccia la realtà. D'ora in avanti non c'è altro obiettivo più importante del recupero delle ferite patite dagli studenti con la pandemia. Il costo del non fare abbastanza è troppo grande per il futuro dei ragazzi, di tutti i ragazzi, perché è vero che la pandemia ha accentuato le differenze sociali, penalizzando in particolare i più fragili e quelle territoriali, allontanando ancora il sud, ma attenzione alle perdite del nord-est, storicamente eccellenza scolastica. Ma è altrettanto vero che la perdita di saperi riguarda tutti, quali ne siano origine, area geografica, capacità scolastiche. Il rischio delle perdite di apprendimento, come pure di quelle sociali ed emotive, è stato finora colpevolmente sottovalutato, e anche quest'estate passerà senza che un serio intervento di recupero sia iniziato, nonostante la richiesta dello stesso Draghi. Così Gavosto sulla Repubblica, mentre invece dalla Stampa, la pagina 27, che è questa la pagina dei commenti, riprendo una parte dell'intervento di Paola Mastrocola. Era abbastanza prevedibile: la scuola azzoppata della Covid non funziona. Con le lezioni online, stando a casa davanti allo schermo del computer 5 ore al giorno, non incontrando mai i compagni e i professori, i ragazzi rendono poco, studiano meno, studiano male.
i loro risultati peggiorano. Questo registra il rapporto Invalsi. Un calo della preparazione soprattutto in italiano e matematica e soprattutto al sud. La scuola a distanza penalizza soprattutto i ceti deboli e le zone più degradate. Non tutti hanno a disposizione un computer ogni giorno, più ore al giorno. Vorrei però ricordare che la preparazione dei ragazzi è in caduta libera da anni. La chiamerei, senza tanti giri di parole, la decadenza progressiva dell'istruzione e della cultura. Poi va avanti, dobbiamo per forza sintetizzare, e vi leggo quest'altro passaggio. Anche l'interesse allo studio è in caduta libera da anni. Lo studio, tranne rare eccezioni, è lentamente scomparso dai nostri orizzonti, non fa più parte delle nostre vite, trova sempre meno spazio nel nostro tempo convulso che predilige le relazioni, la socializzazione, la navigazione in rete, lo svago, la facilità, l'immediatezza dei risultati, la velocità, la non fatica. La DAD ha messo il dito nella piaga. La scuola delle lezioni a distanza, togliendo ogni orpello e ornamento alla scuola, privandola del contorno più accattivante, socializzazione, progetti, uscite didattiche, è una scuola ridotta all'osso, messa a nudo, scheletrificata. È puro studio. Le lezioni a distanza non possono che essere lezioni e basta. L'insegnante spiega, dà i compiti, poi interroga, corregge, controlla e lo studente, poi chiuso il computer, dovrebbe immergersi da solo nei libri e approfondire gli argomenti trattati, in una parola studiare. Inaccettabile, oggi impraticabile. Vedete, ci sono dei punti di contatto con l'altro che abbiamo letto, ma ci sono anche delle opinioni diverse. Bene, abbandoniamo anche questo. C'è da segnalarvi, siamo proprio in chiusura, Legge Zan. Allora, Corriere della Sera, pagina 8 e 9. Muro contro muro sul DDL Zan, il testo va avanti per un solo voto, respinta di un soffio la richiesta di stop, la Lega, il PD si fermi, Italia Viva serve mediare. Qui si dice Tommaso Labbate ritorna, ve lo ricordate, Ciampolillo è quello che votò all'ultimo momento per il governo Conte, ecco, a lui si deve se è stata respinta la richiesta, perché è arrivata all'ultimo momento anche questa volta e ha votato contro il ritorno di Ciampolillo, di nuovo sul filo di lana. Il mio sì ha salvato la legge. Disse dell'ex Movimento 5 Stelle che votò in estremis la fiducia a Conte. Nella pagina 9, Maria Teresa Meli dice che nei Dem cresce l'ansia sui numeri, ma Letta insiste, nessuna trattativa, preoccupazione tra i senatori, così rischiamo di ritrovarci con una legge Renzi, Lega, così è questa è la preoccupazione, non di fare una legge che ci sia, ma il problema della legge Renzi. Il giornale, pagina 2 e 3, a pagina 2 e 3 si parla di Marina Berlusconi, questo, a pagina 4 e 5, DDL Zan impattanata la prima votazione, mezzo PD accusa la linea dura di Letta, Renzi prepara il raid. Sinistra salvata dall'ex grillino Ciampolillo, ma ora il testo rischia di essere affondato con il voto segreto. Dem allarmati, convocano la riunione e Italia Viva annuncia, siamo pronti a presentare i nostri emendamenti. E tra l'altro qui, mi pare anche sul Libero, ma si dà notizia di quello che ha denunciato il capogruppo al Senato, Faraone, di Italia Viva, che insomma sostanzialmente durante l'intervento dell'altro ieri di Salvini, Faraone ha applaudito un passaggio dell'intervento, come può capitare a tutti noi di applaudire un passaggio dell'intervento, e la Cirinna ha fatto il video di questo applauso e poi ci ha fatto un post ovviamente esponendo al linciaggio Faraone, dicendo sostanzialmente ecco Faraone che applaude alla proposta di incostituzionalità di Salvini, quando oltre al fatto non si fanno queste cose dicendo, ma era una falsità proprio, perché Faraone ovviamente aveva votato contro la proposta di incostituzionalità, se no, come noto, con i numeri che c'erano, la proposta sarebbe passata. Ma questo sono un po' anche i pidini ormai grillizzati, ecco, diciamo, la Cirinna mi pare proprio questo. La Cirinna che, diciamo, è nota alle cronache, è quello che è, via dicendo, grazie al fatto che, diciamo, qualcuno gli fece seguire e mise la fiducia per approvare la legge sulle unioni civili, ma vabbè. Lasciamo perdere, Libero, i kamikaze del PD si schiantano sul Zan, è il titolo di apertura, e poi si dà notizia, punizioni Dem, gogna per chi applaude a Salvini, è esattamente quello che è accaduto a Faraone. Chiudiamo, voglio segnalarvi sul giornale, in prima pagina, c'è su questo un editoriale di Guzzanti, che però non ho proprio il tempo di leggere perché è tardi, ma ve lo segnalo.
se cala l'arroganza la legge campa, e cioè sostanzialmente dice che i termini per fare una legge ci sono, ma bisogna comportarsi in modo diverso. Renzi, Corriere della Sera, pagina 10, non gli pare vero? La notizia gliela ha data Renzi, quindi capirai. Renzi sotto inchiesta anche per un convegno negli Emirati Arabi. Lo annuncia lui stesso, tutto trasparente, non mollo. Antonella Mollica si scrive su questo, e peraltro segnalo che qui c'è almeno un trafiletto in cui si dice la madre assolta dalle accuse di bancarotta. Questo sul Corriere della Sera. Poi, se volete, anche La Stampa. Ovviamente La Stampa, potete ben immaginare l'impostazione, che diciamo l'amore che La Stampa ha nei confronti di Renzi. False fatturazione, Renzi indagato anche per Abu Dhabi. Nel mirino c'è la conferma nella conferenza negli Emirati Arabi del dicembre 2019. La madre assolta a Cuneo nel processo per bancarotta fraudolenta. Ecco, diciamo, La Stampa questa riga mette nel sommario a proposito, bisognerebbe vedere, ripeto, gli articoli di allora. E poi qui si dice: nel libro se la prende con il procuratore turco, finita la famiglia, passa a me. Diciamo, se la prende. Mi pare una realtà abbastanza obiettiva, ecco, diciamo. I giornali del centrodestra, va dato atto, la mettono in modo diverso. Diciamo, come vedete sul giornale, a pagina 7, pagina 6, assolta mamma Renzi ed è sfida con i magistrati. L'ex premier continuino pure ad attaccarmi, io non mollo, prima o poi la verità arriva. Poi si dà notizia qui che anche Lella Paita ha firmato il referendum sulla giustizia, aderisco da sinistra anche come vittima, è Chiara Giannini che dà questa notizia. E poi, se volete, c'è ancora il tempo, ve l'ho detto, in prima pagina. Tra l'altro c'è Osho, altra inchiesta per i PM Renzi e l'erede del Cavaliere, e poi c'è la foto di Osho, c'è Renzi con la mascherina e c'è un virgolettato: Lucio Presta è il nipote di Mubarak. Stupendo, Osho, stupendo. Va bene, poi ovviamente questo è il titolo, poi a pagina 7 ci sta tutto l'articolo, segnalo anche Libero a pagina 29, a pagina 9, scusate. Così Renzi ha scatenato l'ira dei PM. Secondo l'ex premier, alle radici dell'offensiva giudiziaria ci sarebbero le critiche a due membri del CSM, Legnini e Dermini. Matteo ha attaccato duramente la lottizzazione delle toghe e la gestione opaca della cassa milionaria dei magistrati. Sua mamma viene assolta dall'accusa di bancarotta. E vabbè, questo è Paolo Ferrari che scrive su Libero. Se volete, la questione è citata anche dal Messaggero a pagina 12. Capiletto, non vi illudete, ma insomma, sempre per dare notizia che è indagato, dice, però mettono anche della madre. Convegno ad Abu Dhabi, nuova indagine su Renzi, la madre assolta. Due righine, due colonnine non so chi sia, ma insomma, sul Messaggero. E da ultimo vi segnalo l'Avvenire, che anch'esso da notizia, lo fa a pagina 11. Renzi rivela un'altra inchiesta, la missione nel libro, indagato per un convegno ad Abu Dhabi con altri leader, ma tutto trasparente, nuovo caso dei PM di Firenze dopo quello con Presta, impressionano le accuse alla mia famiglia. Va bene, chiudiamo qua, poi ci sono le amministrative, si parla della ipotesi di rinvio che vorrebbe il centrosinistra, in particolare il PD, ma che invece non vuole il centrodestra. L'idea di votare prima divide i partiti, comunali forse il 26 settembre o il 3 ottobre per il rischio Covid, apertura dem, ma il carroccio frena. Perché frena il carroccio? Ce lo dice Libero a pagina 4, secondo loro. Anticipiamo il voto, il PD teme la rimonta, inversione di rotta. Il centrosinistra, con la scusa della ripresa dei contagi, vuole le elezioni a settembre, favorevoli Sala, Milano, Lepore e Bologna, Salvini li stoppa, non scherziamo. Chiudiamo la RAI è stato fatto il consiglio di amministrazione, i giornali mettono in evidenza che c'è lo strappo nel centrodestra perché sostanzialmente viene fatto fuori il consigliere per in quota Fratelli d'Italia. Poi c'è stata una riunione del Copasi ieri molto contestata, è stato ascoltato Mancini, che tra l'altro ha detto che lui aveva la possibilità per
diciamo, compito anche di parlare con i politici, ma soprattutto è contestato dal PD, che dice è stata una convocazione farlocca, e in questo caso si scatena la Lega, che dice avevamo detto noi e va bene. Poi sul Sole 24 Ore vi segnalo a pagina 4, si parla delle opere pubbliche e dei commissari, Camera e Pressing sul governo, più commissari, altra lista di opere. Questo è il lavoro della commissione, per l'appunto, di Lella Paita. Vi segnalo per la politica un'intervista a Brugnaro di Coraggio Italia sulla Repubblica a pagina 11, oppure su un altro giornale, c'è presto, non ricordo qual è. Vi segnalo un'intervista a Marina Berlusconi che parla del papà sul giornale, cioè sul giornale di famiglia, e dice che dice che il papà è il migliore, e mio padre di nuovo centrale, un risarcimento per le ingiustizie, va bene, però è giusto anche questo. Vi segnalo Il Tempo che in prima pagina ci dice che Zinga regala case a chi occupa, la regione garantisce abitazione agli inquilini che da 16 anni vanno gratis in Piazza del Popolo, lo stabile va liberato, ospiterà l'ente per l'edilizia pubblica, il Parlamento, la legge anti-sciacalli. Va bene, poi per quanto riguarda l'amnistia, un magistrato Musolino interviene sul Dubbio per dire che, o sul Riformista, non mi ricordo, comunque per dire che ci vuole un'amnistia. Sono uscite le motivazioni della sentenza della Cassazione sulla barca di Briatore, che sono comiche, in cui si bacchettano i giudici, se volete ne parla Il Giornale a pagina 7. Invece Il Riformista a pagina 6, questo lo prendo perché ci sono queste cose che sembrano allucinanti, ma insomma... parliamo di Guarischi. Voi direte chi è Guarischi? Non è Guarischi. Guarischi è l'Odissea di Guarischi, ci dice Tiziana Maiolo, corruttore senza corrotti. Arrestato nel 2012, l'ex consigliere regionale della Lombardia era accusato di aver pagato le vacanze a Formigoni. Il Celeste è stato assolto, a lui però la Corte d'Appello ha negato la revisione del processo. Intanto ha perso tutto. Sì, perché in Italia succedono anche queste cose. Poi il Foglio giustamente mette in evidenza la vicenda del sindaco di Ischia, che è praticamente parallela, anzi simmetrica, a quella del sindaco Ugetti, lapidato da tutti quanti, poi adesso innocente. E vi segnalo sul Messaggero un articolo sulla salute mentale. Sono stati desecretati i verbali della presenza di Falcone all'antimafia negli anni 90, non sono in grado di... su Corriere della Sera, pagina 21, non ho proprio la possibilità di leggerlo. Il Dubbio dà la notizia che per Zacchi ci sono stati altri 45 giorni di carcere stabiliti in Egitto. E a proposito di Medio Oriente, missione in Libia, ce ne parlano tutti, prevale la linea del PD, c'è Orfini intervistato in prima pagina sul Riformista, né un uomo né un soldo ai carcerieri libici. Poi ci sta il V20 delle donne, ce ne parla Repubblica pagina 7, e poi c'è la notizia dell'auto dal 2035 stop al diesel e benzina, ce ne parlano vari giornali, in particolare Il Sole 24 Ore in prima pagina. Per la politica estera vi segnalo il tentativo di rapire una donna ribelle iraniana che è stato sventato in America, lo trovate sul Corriere della Sera e sulla Stampa in modo particolare. Ci sono ancora problemi a Cuba e ne parlano tutti i giornali. Per quanto riguarda i rapporti USA-Russia e gli hacker, voglio segnalarvi sulla Repubblica, pagina 15, ho veramente finito, però vorrei completarla, i cyberpirati russi annientati sul web dopo l'attacco agli USA. Scomparso il sito del gruppo di hacker Revil, e ora Biden pensa anche a una linea rossa con Pechino per evitare azioni militari o in rete. E infatti questa ce lo dice il Messaggero a pagina 10, che viene ripristinato il telefono rosso tra Biden ci siamo capiti, è cinese. Per quanto riguarda invece l'Irlanda, e chiudo su questo, il Giornale a pagina 17 parla di Belfast, a pagina 15 parla di Belfast, colpo di spugna su 30 anni di sangue, giustizia impossibile, il governo presenta una legge di amnistia, l'ira dei familiari delle vittime. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci sentiamo domani alle 7:30, buona giornata a tutti.